ancora come sottofondo questo saluto africano fatto dal griot, che sapete è la figura tradizionale della comunicazione nell'Africa occidentale. Col suono della cora, 21 corde che si arpeggiano e che mettono in evidenza ancora una volta come dall'Africa, come da ogni parte dove ci sono delle persone umane, vengono delle cose geniali. Io vi do il benvenuto a questo incontro. È un incontro che, di fronte ai convegni soliti che organizza Chiama l'Africa, è un po' più ridotto, perché come avete visto l'abbiamo organizzato in poco tempo, proprio perché quest'anno, essendo i 10 anni di Chiama l'Africa, abbiamo pensato verso il mese di ottobre, eccetera, di fare un momento molto forte, sempre qui nella città di Ancona, insieme con il Tavolo della Pace e nell'ambito dell'ONU dei Popoli, di fare un momento molto impegnativo di riflessione e di studio della realtà africana. Però non volevamo perdere questa occasione di questo incontro che ormai per il 6° anno, tra il mese di marzo e il mese di aprile, facciamo tutti gli anni. Ormai la città di Ancona è abituata a vederci arrivare, è abituata a seguirci in questa avventura di conoscenza della realtà africana. Vi chiedo scusa anche per il ritardo dovuto non alla nostra volontà, ma dovuto ad una serie di operazioni di carattere burocratico, nel merito del quale non voglio entrare, ma che manifestano ancora una volta come il nostro mondo abbia paura degli altri. Abbiamo una paura quasi folle che qualcuno venga a mettere in discussione il nostro modello di vita, il nostro benessere, le nostre cosiddette conquiste, che se andiamo a vedere nella storia, spesso sono conquiste fatte perché sono frutte di rapina nei confronti dei paesi più poveri, dell'Africa in particolare. Ma non voglio tediarvi su questo, vorrei solamente presentare per un attimo un itinerario di questi cammini che abbiamo fatto, che rappresenta un po' anche la nostra storia. A 10 anni possiamo cominciare dall'inizio di Chiama l'Africa, di questa avventura, possiamo cominciare anche un attimo a guardarci indietro, non la tengo lunga, non preoccupatevi, per capire che cosa abbiamo fatto e per capire dove ci situiamo. Quando 10 anni fa circa abbiamo con un gruppo di amici deciso di lanciare questa iniziativa chiamata Chiama l'Africa, appunto, partivamo da un dramma, il dramma del Ruanda, il dramma dei Grandi Laghi, il dramma dell'est del Congo. Un dramma che ha portato ad un genocidio, che ha portato a 4 milioni di vittime in una guerra senza senso, di cui l'unico senso sono le risorse enormi del territorio congolese. Un dramma che ha significato morte per tanti, e ci domandavamo allora cosa possiamo fare, come possiamo intervenire, come possiamo far pressione perché questo non avvenga. E riflettendo insieme a un certo punto ci siamo accorti di una cosa. Ci sono tanti drammi in Africa, anche perché, non soltanto, l'Africa è sconosciuta nella sua realtà. E un'altra cosa ancora abbiamo capito, che la salvezza dell'Africa non poteva venire da noi, non può venire da noi, perché sono gli africani coloro che sono responsabili del loro destino e della loro storia. Tanti atteggiamenti molto spesso, anche di amicizia, anche di aiuto, erano frutti e sono frutti di un atteggiamento mentale che potremmo definire di carattere coloniale.
andiamo ad aiutarli, andiamo ad insegnare loro, diciamo loro come devono fare per uscire dai problemi, senza accorgerci che in questo modo si metteva ulteriore sale dentro le ferite di una storia difficile esistente tra noi e l'Africa. Si metteva il sale nelle ferite di rapporti sbagliati che erano stati fatti, che erano stati fin dal tempo in cui Vasco da Gama, 500 anni fa, il 18 aprile del 1498, dopo aver fatto la circonnavigazione del continente africano, era approdato a Mombasa. Era iniziato allora una storia piena di rovine, di rapporti tra Europa e continente africano. Ed è nata chiama l'Africa col senso, con la voglia di dire andiamo, mettiamoci in rapporto con quest'Africa che è in piedi, perché non c'è solo un'Africa piena di problemi, di drammi, ma c'è un'Africa piena di fantasia, piena di cultura, piena di arte, piena di creatività, piena di capacità di resistenza. Ed è quest'Africa al fianco della quale noi ci dobbiamo mettere per fare in modo che lei, che loro, che gli africani trovino la loro strada, trovino il modo per essere pienamente se stessi nel concerto della diversità di questo mondo. E in questi anni ce ne siamo accorti che questo è vero. E ci siamo anche accorti, scusate, faccio un piccolo fatto di orgoglio come associazione, ci siamo anche accorti che questo approccio che all'inizio era isolatissimo, eccetera, un po' alla volta è andato prendendo piede. E oggi nessuno più si sogna di dire che l'Africa è un continente perduto e che gli africani vanno solamente aiutati. Oggi siamo di fronte ad un continente che si manifesta con degli eventi estremamente forti. E io vorrei, dando spazio un attimo, ricordarne alcuni. Ricordare alcuni di questi ultimi di questo ultimo anno. Ricordare, per esempio, che partendo dalla resistenza, dall'organizzazione della società civile, in Mauritania per le prime volte si sono tenute le elezioni politiche dall'indipendenza. Ricordare che sta andando avanti questo processo bellissimo ed entusiasmante di transizione alla democrazia nel Congo, che ha portato non solo a finire la guerra, anche se ci sono dei colpi di coda naturalmente, ma ha portato ad organizzare delle elezioni estremamente significative, dove la gente ha voluto esserci, ha voluto partecipare, ha voluto sentirsi protagonista. Vorrei ricordare quello che sta avvenendo in Mali, in Benin, in tanti paesi, che dove la gente comincia a dire noi siamo protagonisti. E l'altra cosa bella, ci siamo accorti che i giovani africani, che soffrono una situazione difficile, perché pensate, noi diciamo che qui da noi abbiamo il futuro che è interrotto, loro pensate nelle situazioni in cui sono, che pur soffrendo in una società, di una realtà difficile, sono capaci di organizzarsi, di sperare, di credere nel loro paese. E insieme con questo, cercando di vedere qual è il diritto che gli africani hanno al loro futuro, i giovani africani, vediamo anche nello stesso tempo l'altra faccia, la faccia di una speranza difficile che rischia di diventare disperazione, che abita, che riempie le carrette del mare, che fa fare estenuanti viaggi per venire qui a cercare un po' di vita, un po' di felicità, un po' di dignità. Abbiamo voluto dedicare proprio questo a questi due bambini. Ieri sera Pap Kanute ha letto la loro lettera. Questi due bambini che sono stati trovati nel carrello di un aereo a Bruxelles nel 1999, uno di 14, uno di 15 anni, che portavano una lettera in cui chiedevano ai signori dell'Unione Europea, mentre dicevano la loro deferenza nei loro confronti, chiedevano che gli si aprisse la strada del futuro. E noi viviamo una realtà drammatica in questo contesto, perché da una parte abbiamo qualcosa grande che si sta muovendo in Africa, l'ascolteremo,
e dall'altra parte abbiamo il Mediterraneo che è diventato una tomba a cielo aperto, piena di cadaveri, di gente che tenta le vie di raggiungere la felicità e dignità di vita in qualche altro modo. Su questo confine e su questo confronto si gioca l'incontro di oggi. Io vorrei ringraziare innanzitutto i relatori che sono qui, Patrick, il quale l'abbiamo incontrato nel nostro viaggio che abbiamo fatto in Benin e ci ha entusiasmato col suo, diciamolo così, entusiasmo nel lavorare nel mondo giovanile con i giovani a partire dalla sua esperienza di giovane che si è trovato ad un certo momento disoccupato e non si è lasciato con le mani in mano, e con lui ricordare tutti i bambini lavoratori che lottano per i loro diritti, ricordare tutte le persone, tutti i ragazzi che tutti i giorni devono inventarsi qualcosa per poter vivere. Lo ringrazio della sua presenza. Qui alla mia sinistra trovate Pier Cabessa. Pier Cabessa l'abbiamo incontrato a Bukavu durante queste elezioni. Ci ha detto qualcuno, c'è un ragazzo, un giovane, qui che sta con tutte le forze, partendo dalla sua situazione di insegnante, eccetera, dove in uno paese dove la scolarizzazione è il 30% al massimo della popolazione, proprio perché lo Stato non paga gli insegnanti e i genitori devono pagare loro gli insegnanti se vogliono la scuola, che ha cominciato insieme con altri a organizzare la resistenza, a fare dei momenti di sciopero, è stato incarcerato per questo, a riclamare la sua dignità e la dignità di tutti. Io vorrei ricordarlo, Pierre, un giorno, mentre il governatore di Bukavu ci era venuto a salutare, vorrei ricordarlo che si è presentato, il governatore naturalmente, a salutare gli stranieri ci si va sempre molto volentieri, ma parlare con gli africani, con i propri cittadini è difficile, praticamente l'ha fatto bloccare dalle sue guardie, perché non voleva parlare, e Pierre che gli diceva, sono 6 mesi che chiedo di parlarti, ma tu non sei capo per te stesso, sei capo per i cittadini, noi abbiamo il diritto di far sentire la nostra voce. Vi racconterà queste storie. Vorrei ringraziare Colette Kitoga, che è già la seconda volta che viene qui al nostro convegno, una donna medico che insieme si è messa in testa di vivere la sua professione medica non per se stessa ma per gli altri, e si è messa insieme e ha creato una serie di cose in cui soprattutto i bambini e i ragazzi ci lavorano, sono presenti. Sta arrivando Hélène Ginda, questa teologa camerunese a cui abbiamo chiesto di fare una lettura teologica delle speranze in Africa. Poi una piccola novità, avevamo tentato di invitare un ragazzo, un bambino lavoratore, però i tempi erano abbastanza ristretti, del Benin, il rappresentante nazionale dei bambini lavoratori del Benin, però sapete a 14 anni visti è un po' difficile, però e sappiamo che in Africa esiste un forte movimento di auto-organizzazione dei bambini lavoratori. Non siamo riusciti a trovare lui, però abbiamo scoperto che in Italia ci sono tre bambini lavoratori, che non sono africani, sono ecuadoregni, però vengono a Siena, hanno fatto il loro raduno mondiale, c'erano tutti africani ed ecuadoregni, accompagnati da Don Franco Monterubianesi, della comunità di Capodarco, che sta organizzando i ragazzi in Italia e che vogliono aprire anche un lavoro nei confronti dell'Africa, quindi a mezzogiorno verranno loro a portarci la loro testimonianza. E oggi pomeriggio, in una tavola rotonda in cui tutti possono parlare, portare la loro testimonianza, ascoltiamo la testimonianza e le speranze di giovani africani che ci racconteranno insieme con i relatori le loro storie, eccetera. Questo è un po' il senso di questo convegno. Dietro ci sta la voglia di dire: siamo in un mondo che dobbiamo costruire insieme, dove ognuno deve vivere le proprie peculiarità e le proprie diversità, ma siamo in un mondo che, se ci mettiamo insieme a costruirlo, non c'è potente al mondo che sia capace di
più forte di tutto è il mettersi insieme, l'organizzarsi insieme, partire dalla base, partire dalle esigenze della gente, e sapremo vincere anche i poteri più forti, anche le persone più potenti, anche i gruppi che vogliono fare solamente i loro interessi. Dentro quest'idea di un diritto al futuro per l'Africa, che però diventa un diritto al futuro del mondo, ci sta l'idea di dire: noi non vogliamo abbandonare il fatto di metterci insieme, organizzarsi, sentirci cittadini non solo del nostro paese ma del mondo intero, perché abbiamo il diritto di costruire un mondo così come lo vogliamo. I nostri sogni, le nostre speranze, le nostre aspirazioni non dobbiamo castrarli, assolutamente no. Dobbiamo diventare in un certo senso degli eversivi in nome di un futuro che sogniamo, perché se lo sogniamo è possibile. E scusate, vorrei terminare ricordando una persona che c'è stata molto cara ad alcuni di noi, Don Helder Câmara, il vescovo brasiliano delle favelas, l'arcivescovo di Rio, il vescovo di Recife, il vescovo dei poveri, il vescovo della povera gente, che terminava spesso i suoi interventi citando una frase che io mi porto sempre dentro e che mi sembra sia la sintesi di un impegno politico di tutti noi. Quella politica alta, quella politica che noi sogniamo, quella politica non politicante, quella politica che nasce dal cuore della gente. Un impegno che è quello di dire, diceva, quando si sogna da soli è solamente un sogno, quando si sogna insieme è l'inizio della nuova realtà. Noi stiamo tentando, vogliamo tentare di sognare insieme, sognare con loro, con gli africani, con gli amici africani che sono, sognare con tutti quelli che partendo dalle loro condizioni guardano avanti, non si fanno vincere, hanno il coraggio di resistere, hanno il coraggio di organizzarsi. Se organizziamo i nostri sogni, nessun potente sarà più forte di noi. Grazie. Adesso do la parola. Vorrei ricordarvi che il sindaco di Ancona non è potuto venire perché, sapete molto bene, c'è il congresso dei DS a Firenze, che per portare al Partito Democratico, eccetera, sono cose molto importanti. Mi ha espressamente detto di portarvi il suo saluto. Sapete, è venuto sempre tutti gli anni, a volte la teneva anche troppo lunga, questa volta la tiene più corta, perché però questo significa che la città ci accoglie volentieri. Poi vorrei dare la parola invece, scusate se mi prendo due minuti per presentarlo, a Giancarlo Sagramola. Giancarlo Sagramola è il vicepresidente della provincia. È con lui che dal secondo anno, perché il primo anno non c'era ancora, dal secondo anno del nostro convegno abbiamo sempre avuto i rapporti e la collaborazione per cui nascono questi convegni. Io non so quello che lui pensi. Io mi sono accorto che in questi anni, dal primo incontro, siamo andati crescendo insieme. E ho sperimentato davvero, incontrando lui, una persona che, partendo da una realtà amministrativa, dai problemi locali, eccetera, forse, penso, spero anche un po' per gli stimoli che gli sono venuti anche da noi, ha cominciato a guardare il mondo, ha cominciato a guardare l'Africa, si è innamorato dell'Africa. Adesso è un po' quello negli amministratori provinciali, nell'associazione delle province, un po' quello che è il patito dell'Africa e quello che sta seguendo queste cose. E io lo vorrei ringraziare, vi dico la verità, scusate se posso sembrare un momentino retorico, perché mi sono accorto, conoscendo lui, vedendo quello che fa, come sia possibile guardare lontano e lavorare vicino. Quando si fa la politica non come potere ma come servizio. E Giancarlo ci ha sempre aiutati in questi anni, è qui presente insieme con noi, ha voluto fortemente con noi anche questo momento di incontro. Lo ringrazio di tutti questi anni di lavoro,
della sua presenza e della sua amicizia, gli do la parola per darci il suo saluto. Dopo le parole di Eugenio uno si sente un po' in difficoltà, naturalmente, no? È comprensibile, penso. E voglio ricordare a Eugenio che eravamo, quando Donatella Linguiti, l'attuale sottosegretario, pensava di organizzare il convegno, aveva chiamato il Presidente del Consiglio, se ti ricordi, in una seduta, in un tavolo rotondo al quinto piano del Palazzo della Provincia, concordammo di fare il convegno, perché io ero il Presidente del Consiglio quella volta. Però giustamente Donatella era l'assessore alle cooperazione, alla pari opportunità, alla pace, e quindi seguiva lei direttamente l'iniziativa. Ma dagli anni successivi, dopo quell'incontro, effettivamente io devo dire che ho modificato pian piano alcune riflessioni, alcuni atteggiamenti. Nel senso che uno cresce stando insieme alle altre persone, se riesce ad ascoltarle, io credo. Cioè a mettersi in discussione, bisogna che l'operazione che si fa non è solo quella di ascoltare, ma che questo ascolto sia produttivo per noi stessi. È un po' la questione del sogno. Un conto è sognare da soli, un conto è sognare insieme. Un conto è lavorare insieme, fare fatica, costruire i progetti. E con Chiama l'Africa abbiamo fatto questa esperienza, di costruire insieme alla provincia un percorso. Perché da quel convegno è nato nel nostro programma elettorale la scelta per l'Africa, nel programma elettorale della maggioranza, nella parte dei servizi sociali e delle politiche che peraltro avevo scritto io, avevamo dato centralità all'Africa. Per 5 anni ci saremmo occupati di Africa. Poi il Presidente mi ha affidato anche la delega alla cooperazione, pace e sviluppo, e quindi ho portato avanti quel processo. E non vedevo nessuna conclusione se non ci fosse stato il convegno prima che noi chiudevamo il quinquennio elettorale. Noi andiamo al voto il 27 maggio, spero, anzi, ragionevolmente sono sicuro che nel programma elettorale, lo stiamo riscrivendo insieme, e ci sarà di nuovo l'impegno per l'Africa per i prossimi 5 anni, ma non volevo che saltassimo il convegno di quest'anno, anche se un po' oscurato dai mass media per un paio di motivi, ma uno in particolare perché ci sono le elezioni, abbiamo anche scelto di farlo, no, anche in misura ridotta, come attenzione, ma non ridotta come presenza e come contenuti, perché questo convegno è stato l'elemento che culturalmente ci ha permesso di cambiare il nostro modo di ragionare sulla cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, con l'Africa in particolare, partendo da quelle questioni che ci avete insegnato voi, che è la prima questione, quella di ascoltare. E il fatto di aver fatto parlare qui, nei nostri convegni, sempre relatori di nazionalità africana, impegnati nella società civile, nelle istituzioni, ci ha permesso di crescere nella conoscenza di questo immenso continente e nella conoscenza della realtà positiva e anche negativa che emerge e che viene avanti. Questo ci ha permesso di, come dire, rassettare l'azione amministrativa. Poi è chiaro che ci ha portato adesso anche a fare della provincia di Ancona, tramite me, anche il coordinamento degli enti locali per la pace in Africa. E sono oltre 100 quelli che hanno partecipato con un progetto preciso al Forum Sociale Mondiale in Africa. Abbiamo cercato di portare lì. Io credo che questo elemento, peraltro, del Forum sia un elemento che segnerà le politiche per l'Africa e con l'Africa. Perché al Forum c'è stato un importante cambiamento. Vedete, un conto è iniziare il Forum, sì, con la marcia e il convegno, un conto è iniziarlo con una celebrazione religiosa dentro una baraccopoli a Coro Cogio e sperimentare lì la voglia di cambiare. Io credo che quello sia un segno particolare, sia per i credenti che per i non credenti. Perché anche i non credenti che erano presenti in quell'incontro mi hanno testimoniato il loro stupore, la loro emozione per quell'azione, per quella celebrazione, per quel momento di comunità. La voglia di voler uscire da una situazione di difficoltà e rilanciare il proprio percorso. Che poi si è concluso con la marcia al Forum all'interno di tutte le baraccopoli intorno a Nairobi. E con una scelta precisa, vedete, gli enti locali che sono nel comitato Air Forum italiani si sono presi l'impegno di rifare il forum in Africa. Noi vogliamo che il prossimo forum sia fatto di nuovo in Africa, dai cittadini africani. Non è detto che si debba fare a Nairobi, si può fare in un'altra parte, ma questa particolarità
di un forum che è cambiato, che ha assunto un'altra natura, un altro aspetto, vorremmo che fosse mantenuta. Perché questo lavoro ci ha coinvolti talmente, parlo degli enti locali, che noi abbiamo deciso di costituire un coordinamento permanente, anche ieri, l'altro ieri ci siamo incontrati a Roma, e continueremo questo impegno forte per, come dire, riorientare il nostro percorso di cooperazione, dargli una sistematicità, farlo diventare un progetto politico forte che spinga il governo italiano a una grande e maggiore attenzione alle questioni e ai temi dell'Africa. E quindi non potevamo non fare il convegno oggi, perché questo significa che questo aspetto culturale lo vogliamo curare, lo dobbiamo curare nei prossimi 5 anni della nostra legislatura. Io spero che chiaramente saremo riconfermati ad amministrare la provincia di Ancona, poi se non ci sarò io non è questo il problema, ma l'importante è che il progetto politico, culturale continui, per farci un po' cambiare. E questo è il senso, secondo me, di questo convegno e della cooperazione che facciamo. Aiutarci a cambiare noi occidentali, noi europei. E mi ha molto colpito, peraltro, in Africa, in una delle 1200 riunioni che c'erano, chiaramente non abbiamo partecipato a tutte, ma in una, nell'incontro che abbiamo organizzato su Europa-Africa, un professore universitario ugandese diceva che noi possiamo recuperare dall'Africa il modo di trattare con le persone, il modo di recuperare la nostra storia. Gli africani non dimenticano mai la loro storia, non dimenticano mai le persone, dedicano tempo ai saluti, agli incontri, a raccontare. E lui diceva, la nostra società occidentale si butta dietro tutto in un attimo, taglia i ponti e ricomincia ogni volta da capo, che a volte può essere una forza, ma è una grande debolezza se poi perde i legami, le relazioni. E inoltre che non dobbiamo farci sconfiggere dalle sconfitte, scusate il paradosso delle parole, ma non dobbiamo arrenderci alle sconfitte. Leggevo il libro di Eugenio, me lo so letto, me l'ha regalato qualche giorno fa, sulla democrazia e i primi processi di democrazia in Congo, e poi l'altro giorno sull'Avvenire leggevo che le truppe di Renga, mi pare, Bemba, hanno provato a riassaltare Kinshasa. Non dobbiamo arrenderci a questo, non dobbiamo arrenderci al Darfur, non dobbiamo arrenderci a quello che sta succedendo in Somalia, che è un dramma inenarrabile. Credo che dobbiamo aprire i riflettori sulla Somalia, perché stanno avvenendo cose che cambieranno quel paese, anzi lo ridurranno ad una nuova schiavitù. E noi dobbiamo essere attenti. Peraltro la Somalia è l'unico paese che nella Costituzione ha come lingua l'italiano, e quindi noi italiani dovremmo essere particolarmente attenti. Ma al di là di questo, non dobbiamo accettare che le guerre e le violenze che si generano dopo un lavoro che abbiamo fatto nel tempo ci abbattano, perché è come questo convegno. Io ci tengo e ci teniamo come provincia di Ancona, perché abbiamo avuto momenti picchi con 800, 1000 persone, quando c'era una guerra, quando venivano personaggi che bucavano il video, ma è chiaro, l'opinione pubblica in un certo modo la pensa così e si fa catturare dall'emozione. Io credo che quelli che vengono qua e che hanno voglia veramente di cambiare, lo costruiscono passo passo il proprio cambiamento, perché è un percorso lungo, che comporta sacrifici, perché cambiare non è mai una cosa semplice, perché ognuno di noi ha ancorato le proprie idee, ai propri costumi, alle proprie consuetudini, alle proprie sicurezze. E invece cambiare significa mettersi in cammino, progredire con calma, col tempo, modificando i propri atteggiamenti, le proprie azioni di vita. Tanto più lo è in un'amministrazione pubblica. Io penso che qualche piccolo passo, sono orgoglioso, ma penso che qualche piccolo passo lo abbiamo fatto, io vorrei che insieme ne potessimo fare tanti altri. Prima di dare la parola ai nostri interlocutori, permettetemi di fare un ricordo. Io penso che sia doveroso da parte nostra ricordare un grande uomo che ci ha lasciati, che ci ha accompagnati in questo nostro viaggio, era presente all'inizio di Chiama l'Africa a Firenze, è venuto 2 convegni qui ad Ancona
è una delle grandi querce africane, uno dei grandi alberi africani, dei grandi uomini africani, ritenuto come più grande storico africano, anzi non solo ritenuto lo è, ma anche per chi l'ha conosciuto, e noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo molto bene, un uomo buono, un uomo saggio, un uomo che amava l'Africa e un uomo che con la sua storia, con i suoi scritti, con le sue parole, ci ha fatto amare anche a noi l'Africa, ci ha insegnato ad amarla. Io vi chiedo di alzarvi in piedi e di ricordare Joseph Kiserbo. Sono sicuro che di là ci ha visti, eh? Bene, cominciamo allora il nostro cammino. Chiederei innanzitutto di parlare a Patrick. Vi ho detto Patrick chi è uno dei responsabili di Emmaus in Benin, però c'ha anche una storia, la sua personale, è uno di coloro che seguono in questo contesto di responsabilità di Emmaus, eccetera, soprattutto i giovani, è partito dai ragazzi di strada, dalla gente, dando loro delle prospettive di lavoro, delle prospettive di vita. Chi di noi l'ha conosciuto quando è stato in Benin è rimasto entusiasta delle sue parole, della sua esperienza, eccetera. Ebbene, adesso abbiamo voluto che questo entusiasmo non fosse solamente per pochi che l'hanno conosciuto nel suo paese, abbiamo voluto invitarlo anche qui e penso che lo inviteremo ancora. Ti do la parola, Patrick, grazie. Mon propos s'articulera autour de plusieurs points. Il y a d'abord l'expérience sur le terrain, parce que moi je suis un homme de terrain. Ensuite, je parlerai un peu de la vue de certains problèmes que nous avons en Afrique, vue perçue de quelques Africains, malgré les situations difficiles, qui ont décidé de rester sur place. Et ensuite, il y aura une interpellation par rapport à vous qui êtes ici. Comme Eugène l'a dit, moi j'ai fait les études universitaires, j'ai une maîtrise en sciences économiques, et comme pour ceux qui se rappellent, le Bénin était un pays marxiste-léniniste, nous avons fait 17 ans de révolution, et je crois que c'est ça qui a détruit toute la structure, tout ce qui avait été construit pendant de longues années. Et ce qui a fait que nous, Béninois, dans le temps, la tentation était très grande de partir, de fuir cette répression, de fuir cette dictature. Mais nous, après les études universitaires, nous avons décidé de rester, de résister, de dire que nous avons le droit d'exister et d'exprimer nos propos. Et c'est ça qui a forgé en nous cette volonté de nous battre, de nous associer à d'autres pour enfin refaire le monde, comme nous aimons le dire à Emmaüs. Comme je vous le disais, je vais parler un peu de l'expérience des jeunes Africains, les difficultés, les doutes et les espérances. À ce niveau, partout ailleurs, on peut situer deux catégories de jeunes. Le jeune éduqué qui a une formation à l'école, qui est allé au collège, qui est à l'université. Et de l'autre côté, l'enfant jeune qui n'est pas dans le système scolaire et que nous appelons affectueusement chez nous les enfants travailleurs. En ce qui concerne la première catégorie, tout enfant ou jeune aspire à réussir, à faire des études, à avoir une bonne formation, à avoir un bon poste de responsabilité, avec pour conséquence gagner beaucoup d'argent, mener une vie digne, à l'image des parents et d'autres personnes modèles dans la société. Je pense que toute aspiration pour quelqu'un qui évolue, c'est de vivre une vie décente. C'est à partir de cette vision d'être comme les autres que s'enchevêtre dans la tête du jeune Africain tous les schémas possibles, réalistes quelquefois et non réalisables pour la plupart des cas.
l'enfant ou le jeune africain, dès lors, avec la bénédiction des parents ou non, est prêt à tout tenter pour parvenir à ses objectifs. Il a la possibilité de rester sur place, de finir ses études et s'inscrire dans les structures de travail existantes avec une ambition légitime de réussir sa vie. De notre côté, il a le loisir et la possibilité de tenter l'aventure vers l'extérieur, aller en Europe ou aux États-Unis. Voilà les deux créneaux que nous avons en Afrique. Aller en Europe ou aux États-Unis. Mais dans l'un ou l'autre des cas, les désillusions sont monnaie courante. L'enfant ou le jeune resté sur place n'arrive pas à s'insérer dans le système préétabli. L'école ou les centres de formation, car le coût est très élevé et n'est pas à la portée de tout le monde. Le jeune est alors prêt à infiltrer tous les milieux malsains, tous les réseaux, pour arriver à ses fins. Dans le meilleur des cas, certains réussissent leur coup. Pour les autres, c'est la descente aux enfers, c'est la prison. On ne retrouve plus les repères car on n'a plus de modèle. On se dit qu'on peut tout faire pour réussir le plus souvent. Mais ce qui est crucial chez nous et ce qui est frappant, c'est que nos responsables politiques qui ont été formés dans les grandes écoles ici en Europe n'offrent pas les modèles. Qu'est-ce que nous avons? C'est le mensonge, la corruption, l'enrichissement licite, les valeurs désertent l'arène. Et ce que nous avons de fier de nos parents, c'est-à-dire le respect, la probité, le respect du bien public, la solidarité, de plus en plus, même en Afrique, nous perdons ces valeurs. Tout le monde se lance dans les affaires, on veut réussir, on veut réussir. Et là, l'espoir n'est plus permis. Pour les autres, on ne peut pas mener sur place cette lutte. Il faut alors partir, avec tous les risques possibles. Le jeune tente l'aventure avec l'espoir que là-bas, au pays des Blancs, il fait mieux vivre. S'il réussit à partir, il rejoint les régions non sécurisées et se lance dans un travail au noir avec tous les risques possibles. Le jeune qui vit dans l'illégalité se forme un moral et une vie faite de combines du non-respect de règles existantes. Ça, c'est pour la catégorie des jeunes qui ont eu à accéder à l'éducation, qui, à travers les médias, voient beaucoup de choses et qui pensent qu'il faut réussir sa vie sur place, si on le peut, en faisant tout pour réussir, ou s'il ne réussit pas localement, il dit « il faut que je parte, il faut que je fasse comme les autres, il faut que j'aille à l'extérieur. » Et comme on le disait aujourd'hui, ce matin, c'est que cet état de fait est, d'un côté comme de l'autre, soutenu aussi bien par les parents que nous avons, qui pensent qu'on ne peut pas rester sur place et qu'on doit aller à l'extérieur et ramener une fortune au pays. Et il y a 3 jours, j'ai discuté avec une dame à la gare d'Alfortville, une Burkinabé, qui m'a dit, moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Et je souffre, mais je ne peux pas rentrer parce que les parents ne vont pas comprendre. Quand j'envoie 100 euros au pays, c'est peut-être un mois de sacrifice. Pourtant, tout le monde est heureux de dire, mon enfant est en France. Voilà un peu les réalités que nous avons en Afrique, de ceux qui se disent, la réussite, c'est là-bas, c'est en Europe. Maintenant, pour la deuxième catégorie de jeunes que nous appelons les enfants et jeunes travailleurs, le combat est plus dur. Pour la plupart, ce sont des enfants et jeunes laissés à eux-mêmes et qui doivent se battre pour construire leur vie. Dans le cas que je connais bien, c'est une frange de la population qui s'organise, avec bien sûr l'accompagnement de certaines ONG, pour revendiquer et exercer leurs droits. Et ils se sont regroupés dans un mouvement qu'on appelle le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, ce qui leur permet localement d'avoir des associations, de pouvoir s'organiser et se tracer un cadre de vie. J'étais aussi à l'origine de ce mouvement en 1994 à Bouaké, où nous avons réfléchi avec ces enfants
les enfants qui travaillent dans les gares, les enfants qui traînent des chariots, les enfants qui n'ont plus d'interlocuteurs, qui n'ont pas de parents pour les nourrir. Nous avons réfléchi ensemble et nous avons dit, est-ce que toujours nous devons vous dire ce que vous devez faire? Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas, dans votre organisation, dire vraiment, nous sommes des hommes, nous devons exister, nous devons avoir un cadre de vie? Et en 1994, nous avons travaillé à Bouaké. Et ces jeunes-là, et enfants et jeunes, quand je dis enfants et jeunes, c'est des jeunes mineurs qui ont 10 ans, qui ont 8 ans, qui ont 14 ans, et qui se sont regroupés dans ce mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs pour ne serait-ce que recenser quelques droits. Ils ont pu avoir 12 droits pour eux. Ils avaient 12 droits et ces droits-là pouvaient leur permettre vraiment de conduire leur vie. Mais ces jeunes, comment peuvent-ils faire s'ils sont analphabétisés? C'est pourquoi dans le programme d'organisation de ces jeunes-là, il y a des cours d'alphabétisation, de remise à niveau, de formation sur le tas au métier de la vie. Ces jeunes enfants travailleurs se positionnent et occupent l'espace qu'ils ont eux-mêmes conquis à travers leur auto-organisation. Dans ce registre, on peut vous citer plusieurs exemples d'enfants et jeunes travailleurs organisés qui essaient de s'insérer dans la vie pratique. Si nous prenons le cas du Bénin, pour ceux qui ont visité le Bénin, plusieurs jeunes qui ont refusé de succomber à la fatalité se sont organisés pour occuper le domaine des transports urbains. C'est la corporation de plus de 100 000 jeunes qui se sont investis dans le taxi-moto. Quand vous venez à Cotonou, la capitale économique du Bénin, vous voyez des gens qui sont habillés en jaune. C'est des jeunes qui n'avaient pas d'issue et qui se sont dit, puisque le transport urbain n'existe pas chez nous, ils se sont organisés et ils ont imposé au pouvoir institutionnel les taxis-motos. Donc, le transport urbain chez nous, à Cotonou, qui est la capitale économique du Bénin, à 90%, c'est fait par les taxis-motos. Et ça, c'est une forme d'organisation, c'est une forme de prise en conscience des jeunes pour dire, voilà un espace qui est là, un espace qui n'est pas occupé, nous nous insérons. D'autres travaillent dans de petites coopératives de couture, de restauration, d'élevage, de services, d'assainissement, de propriété. D'autres encore se fixent des objectifs communs, construire leur vie à travers la formation et le travail. Et l'exemple que moi j'incarne, c'est l'exemple de la communauté Emmaüs de Pau. Ça fait une dizaine d'années que 15 jeunes sortis de prison, drogués, rejetés par leurs parents, que nous avons commencé à réfléchir ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et tous ces jeunes qui ont quitté les villages et qui sont venus dans la capitale économique, nous essayons de construire notre cadre de vie à travers l'agriculture et l'élevage. C'est une aventure passionnante parce que nous sommes arrivés dans cette auto-formation à dire à ces jeunes, à leur faire comprendre qu'ils peuvent être responsables. La prison, le vol, ce n'est pas la panacée. On a des valeurs en nous. On peut réfléchir. On n'a pas nécessairement besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous auto-organiser. Et je crois que c'est de ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin aujourd'hui que les responsables, chacun à son niveau, on puisse parler le même langage, on puisse avoir des objectifs communs, on puisse se faire confiance. Parce que cette confiance-là, les responsables politiques que nous avons, ils ne nous donnent aucun exemple par rapport à ça. Imaginez que dans nos différents partis, dans nos différents pays, on parle de la démocratie. Oui, nous avons la démocratie. Au Bénin, par exemple, nous avons pour 6 millions d'habitants, nous avons près de 120 partis politiques. Pour quel programme? Pour quel programme? Et au Bénin, il y a un mot qui est à l'ordre du jour, on parle de la transhumance politique. Tout le monde connaît la transhumance des bêtes, c'est-à-dire quand en pays chaud, quand il n'y a pas d'eau, les bêtes quittent un point à l'autre. Maintenant, c'est la transhumance politique. Parce que nous ne nous retrouvons plus dans les mêmes valeurs. Il suffit qu'il y ait confrontation d'idées. On est prêt à quitter ce bord et à atteindre l'autre bord à coup de millions, à coup de corruption, à coup de combine. Et avec ça, est-ce que nous pouvons réussir? C'est cela que nous, de la société civile, c'est cela que nous, organisations, nous avons dit, nous ne pouvons plus faire confiance à nos responsables politiques.
Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous exprimer, nous devons dénoncer. Vous savez, la dénonciation en Afrique, vous savez ce que ça coûte. C'est inscrit que c'est la démocratie, mais quand vous dénoncez, vous êtes poursuivi. Quand vous dénoncez, votre famille est persécutée. Quand vous dénoncez quelquefois, vous êtes obligé de quitter votre pays. Mais je pense qu'il faut résister. Il faut résister pour s'imposer. Et je crois que dans les capitales africaines, dans les villes africaines, de plus en plus, cette société civile, ces plaidoyers, ces organisations sont en train de se mettre en œuvre. Et je continuerai en disant que les expériences difficiles qui ont réussi nous autorisent à espérer. Est-ce qu'il faut perdre espoir? Parce que moi, je n'ai pas voulu encore repeindre le tableau guerre, sida, Somalie, Nigeria, Côte d'Ivoire, RDC, grippe aviaire, méningite. Non, l'Afrique n'est pas ça. L'Afrique, pour ceux qui l'ont visité, l'Afrique, pour ceux qui l'ont côtoyé, l'Afrique aussi, c'est la réflexion. Nous savons réfléchir. Et je dirais que la colonisation ne nous a pas aidés. Je pense que pendant la colonisation, je ne sais pas par quel mécanisme, où nous tous, intellectuels ou non intellectuels, nous pensons que le bonheur, c'est là-bas. La réponse, c'est là-bas. Tout doit venir de là-bas. Et la pédagogie est là. Tous les jours, on en a la télé. Oui, le Parlement a ratifié les conventions d'aide et de développement. Mais quand les jeunes qui ne sont pas dans un moule, qui n'ont pas ce courage pour se prendre, quand ils entendent ça, ils disent « l'argent va venir ». L'argent est là. Nous, pendant la campagne présidentielle, tous les présidents, on avait 21 candidats pour un pays de 6 millions d'habitants. On avait 21 candidats qui voulaient être président. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas promis? Ah, système de sécurité sociale. Et on va augmenter les salaires. On va construire les universités. On va faire... Et tout le monde savait que c'était faux. La priorité pour nos responsables politiques aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est comment payer les fonctionnaires. Parce que quand les fonctionnaires ne sont pas payés, ils sont dans la rue. Et quand ils sont dans la rue, le pouvoir est menacé. Et quand le pouvoir est menacé, les militaires sont là pour prendre le pouvoir. Donc nos autorités, la santé, l'éducation, ce n'est pas leur priorité. Et nous nous organisons de plus en plus pour dire, à travers nos vécus, à travers le travail que nous faisons sur le terrain, pour dire, ne vous regardez pas vous-même. Regardez ceux qui vous ont élus. Regardez ceux qui n'ont pas d'eau. Parce que le problème de l'eau, vous en avez. Quand vous ouvrez le robinet ici, vous l'avez. Mais nous, on ne l'a pas. L'eau qui est un bien public, l'eau qui est fondamentale à la vie, nous ne l'avons pas. Et je dis, ces exemples-là nous portent à respirer. Mais l'espoir, pour nous, a des critères. Les critères pour espérer, c'est quoi? Il faut que chaque jeune, chaque Africain, chaque enfant, qu'on ait une idée claire de ce qu'on veut faire. Une idée claire de ce qu'on veut faire. Moi, j'ai décidé, j'ai fait l'économie. Je pouvais partir comme les autres. Je pouvais être professeur. Je pouvais et travailler dans une banque. Mais mon choix a été d'accompagner les jeunes de la rue depuis 15 ans. Et qui connaît Emmaüs, on ne vient pas à Emmaüs pour être riche. On vient à Emmaüs pour travailler avec les autres, pour accompagner les autres, pour se sacrifier. Ça fait 12 jours que moi je suis parti du Bénin. Pourquoi? Pour porter le message des plus pauvres, pour porter le message de ceux qui disent « on peut refaire le monde ». Je racontais cette anecdote à des amis. Moi, j'ai une petite fille... De 8 mois, mais elle ne me connaît pas. Parce que je ne suis jamais à la maison. Je quitte la maison à 8 heures, je reviens à 20 heures quand elle s'endort. Le matin, je sors quand elle dort toujours. On peut dire que c'est fou, mais c'est cet engagement de dire on peut accompagner, on peut faire avec les gens, on peut croire en nous-mêmes, c'est cet engagement-là que j'ai à ce moment-là. Je pense qu'au moment opportun, je passerai le témoin à d'autres
et je vais m'occuper de ma famille. Donc les critères, je disais, c'est avoir une idée claire, c'est avoir des objectifs précis et réalisables. Objectifs précis et réalisables. Vous voyez, vous entendez les sommets africains. On se réunit. En fait, c'est comme on le dit, des messes. Chacun, mais nos responsables n'ont pas d'objectifs précis et réalisables. Le NEPAD, je sais qu'il y a certains qui étaient chauds pour le NEPAD, j'en connais dans cette salle. Le NEPAD, qu'est-ce que ça a donné? Comment on peut concevoir un organisme de développement en se disant, ce NEPAD-là, c'est pour avoir les ressources extérieures. On pense toujours que vous pouvez nous donner de l'argent, alors que vous avez vos problèmes. Vous avez des problèmes, peut-être des problèmes, quelquefois nous on rit, quand on vous voit dans la rue protester, on dit ils ont tout. Mais ils protestent toujours. Mais nous, nous n'avons pas le minimum. Et nos responsables, je pense que les ONG que nous sommes, nous devons leur dire d'avoir des objectifs précis et réalisables. Le NEPAD, c'est la dernière fois tout le monde a constaté qu'on ne peut pas bâtir quelque chose, on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire sa famille, la cellule familiale, en disant... C'est l'autre qui va me donner. Et quand il va fermer le robinet, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, il faut réfléchir par rapport à ça. Troisième critère, une formation et une mise à niveau. Oui, 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 je pense que l'aide au développement, oui, l'aide au développement n'a pas réussi parce que nous n'avons pas été formés. On vient, on dit tel projet, on injecte le projet. Mais ceux qui sont à la base, ceux qui doivent s'approprier de ce projet, de ces techniques-là, ils n'ont pas été formés. Et je m'excuse si je le dénonce, et c'est mon devoir de le dénoncer, mais tous les projets qu'on a eus jusque-là, c'est des experts que vous nous avez envoyés. Et ces experts chez nous, ce n'est pas des reproches qu'on vous fait, mais c'est des constats. Et ça viendra dans ma troisième rubrique, comment on peut refaire les choses. Ces experts qui viennent, est-ce que c'est pour nous aider à bien faire le travail ou pour ramener l'argent à la maison? Ça, c'est des questionnements. Donc, il faut une formation et une mise à niveau. Il faut, pour espérer, une recherche interne des moyens disponibles pour réaliser les projets. Ah, peut-être j'ai des frères africains qui vont dire, celui-là, il parle de quoi? Nous sommes pauvres, on n'a rien. Non, nous sommes pauvres. Mais nous avons des ressources chez nous. Dans quel projet que vous avez accompagné, où on a demandé aux locaux de rechercher chez eux ce qui peut être le levier de ce projet-là. On le dit, c'est peut-être utopique, mais il faut qu'on commence par réfléchir pour dire, par rapport aux actions que nous voulons faire, quelles sont les ressources locales. Pour ceux qui ont visité un peu les capitales africaines, chez vous, vous avez des immeubles, je pense que c'est des sociétés, c'est des coopératives, mais chez nous, c'est des particuliers. C'est des particuliers qui ont 10, 15 étages. C'est de l'argent. Donc, les gens sont riches, mais ils ont perdu le sens de la solidarité. Cette solidarité qui a été le gage de l'Afrique. La solidarité n'existe plus, qu'on ne vous blesse. Il n'y a plus de solidarité en Afrique. Il y a peut-être quelques solidarités familiales, mais la solidarité pour porter l'autre à réussir, non. Chacun est dans son coin. Vous arrivez à Cotonou, vous avez plein d'immeubles, quelqu'un a 4-5 immeubles, mais il n'y a personne dedans. Personne. Ça, c'est du gâchis. Donc, recherchez localement les moyens disponibles. Et après, on peut rechercher les moyens techniques à l'extérieur, mais des moyens pour accompagner des moyens techniques de l'extérieur pour accompagner, c'est-à-dire travailler ensemble, échanger, et que celui du Nord ne dise pas non. Lui, il est du Sud. Moi, je pense que mes idées sont meilleures. Non. Chacun a sa vision des choses. Et nous, nous disons souvent à Emmaüs, quels que soient les échanges, puisque vous savez que Emmaüs, c'est la rencontre, c'est les échanges. Il faut se prévaloir de ce que nous avons localement. Il faut croire en celui qui est là et après essayer d'apporter son expérience, essayer d'échanger pour avoir ce que nous appelons Emmaüs, le socle minimum, c'est-à-dire un minimum sur lequel
on peut travailler. Ensuite, il faut une planification et une exécution concertée du projet avec obligation de résultats et compte rendu. Ah oui, mes amis, je ne sais pas si ça se passe chez vous. Obligation de résultats et compte rendu. Je pense que beaucoup de nos projets, même à Emmaüs, hein, ça, on ne se voile pas la face. On fait un projet, on n'a pas fini de projet, on sort un autre projet, par exemple, je prends mon cas, je veux élever des poules, je commence par élever les poules, je n'ai pas fini d'évaluer, d'élever les poules, je dis, oh, j'ai encore un projet, je vais acheter des camions vidanges. Est-ce que Emmaüs Italie, Emmaüs Rome, envoyez-moi de l'argent. Ah, c'est bon, Patrick, c'est un bon travailleur, j'envoie de l'argent. Donc, on ne fait pas d'évaluation, on ne rend pas compte. Je pense que si, de plus en plus, cette obligation de résultat et de suivi, on l'impose, parce que c'est des contraintes qu'on s'impose, je pense que l'espoir sera permis. Et la dernière chose, et ça c'est un appel aux politiciens de nos différents pays, une redistribution dynamique et concertée des fruits, des produits. La redistribution. Vous entendez souvent parler du Nigeria, les pipelines qui sont siphonnées ici, par là, les différentes guerres qu'on a en Afrique, c'est la redistribution. Deux ou trois personnes s'accaparent de la richesse du pays. Il faut redistribuer. Même au niveau des associations, il faut redistribuer, il faut partager. Il faut que celui qui travaille puisse bénéficier des fruits de son labeur. Je pense que l'espoir est permis si dans nos associations, si dans nos ONG, si dans les relations nord-sud, nous essayons vraiment de mettre en exécution ces différents critères. Dans un cas comme dans l'autre, on a des raisons d'espérer. En restant sur place, et en s'inscrivant dans une dynamique de recherche de solutions aux problèmes qui s'appuie sur une volonté commune et partagée de sortir de la situation difficile. Chaque jeune Africain peut faire confiance en son milieu, à ses potentialités, à son génie créateur, à sa force de travail. Et après, c'est l'interpellation que je me plais de vous faire, et peut-être que cet après-midi, nous allons discuter dans le groupe de travail. Oui, vous voyez dans la salle, il y a plus d'Européens que d'Africains. Et nous parlons des relations nord-sud. Je peux me permettre de dire que, comme on le dit chez nous, vous avez le nécessaire, l'agréable. Et nous manquons du minimum. Et nous ne sommes pas là pour nous impliquer dans cette discussion. Nous ne sommes pas là pour porter nos idées. La première question est que dans cette nouvelle dynamique des relations nord-sud, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La question paraît simple. Ah, on va vous donner de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi, je voudrais que cet après-midi, quand on aurait qu'on puisse déterminer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment le faire. Comment le faire? Ça, c'est la deuxième interpellation. Et troisième chose, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Qu'est-ce que vous pensez dans votre fort intérieur, avec toutes les richesses que vous avez, avec toutes vos lois? Je ne vous dirai pas la fonte que j'ai eue hier quand je suis venu. J'ai voulu dire aux policiers, moi je suis heureux chez moi, parce qu'il m'a fouillé, il a pris mon porte-monnaie, il a compté, et il me demande, ça fait combien? J'ai dit, mais vous savez compter aussi, vous. J'étais écœuré, je me suis dit, mais si je pouvais partir, j'allais repartir, parce que quand vous venez chez nous, c'est avec le sourire, c'est avec la joie qu'on vous accueille. Et quand on vient ici, bon, ça, c'est... Je ne reviens pas dessus, mais j'ai été choqué. J'ai été choqué. Bon, je termine mon propos parce que je ne savais pas le nombre le temps que j'avais par rapport à ça. Je conclue en disant
Il y a espoir. Nous pouvons, en Afrique, nous pouvons espérer. Il suffit que nous puissions redéfinir les règles. Nous puissions redéfinir les règles. Et redéfinir les règles, on n'a pas besoin des connaissances universitaires. Non. Nous pouvons redéfinir les règles sur le terrain. Parce que nous dépendons de vous. Vous dépendez aussi de nous. Le jour où vous accepterez que les produits de l'Afrique soient payés au juste prix, je pense que là déjà, il y aura une solution par rapport à ça. Le jour où vous accepterez de ne pas soutenir les pouvoirs corrompus, non démocrates, et que vous voyez tous et que vous continuez à soutenir, le jour que vous direz à ces gens-là, laissez aussi les autres donner leur point de vue, le jour que vous serez ferme, qu'en Côte d'Ivoire, vous direz, j'arrête de soutenir tel ou tel bord, que les gens se remettent ensemble, qu'en RDC, que des frères qui ont combattu ensemble se déchirent, que dans les différents pays, que vous accepterez de dire, vraiment, vous pouvez quelque chose, l'Afrique sera en marche et nous allons réussir. Merci. Io delle volte, ormai compio il 21 settembre 59 anni, quindi ormai guardo il mondo dal di dietro, cioè mi porto più indietro più che guardare in avanti, anche se penso che è bello guardare indietro se si ha la forza di guardare in avanti, se si ha la speranza anche quando il futuro si accorcia, però si allunga poi chissà poi dove Dio ci porterà. Dicevo, io guardandomi indietro mi ritengo un uomo fortunato. Mi ritengo un uomo fortunato perché nella mia vita ho fatto tante cose, alcune belle, alcune brutte, ho fatto delle cose che sono state ritenute belle, ho fatto delle cose che qualcuno ha definito bonariamente cazzate, ma che si potrebbero definire anche peggio, eccetera. Però in questo contesto qui mi ritengo una persona fortunata perché ho incontrato tante persone belle, tante persone che mi hanno dato una mano, che mi hanno fatto riflettere, che mi hanno dato la speranza di credere nella vita. E vorrei approfittare proprio di questo intervento che Patrick ha fatto per dire che tra queste tante persone ne ho conosciuta anche una che da poco ci ha lasciato. Scusate se è il tempo dei ricordi, ma quello succede. È partito per le grandi vacanze, come lui le chiamava, l'Abbé Pierre. E l'Abbé Pierre è stato un uomo che ha dato la possibilità a tanta gente, ai poveri, alla gente che non contava, di esserci, di credere nel futuro, di credere nella loro vita. Ecco, vorrei, mentre ringrazio Patrick, ricordare che ricordassimo anche con gratitudine che nel mondo passa della gente come l'Abbé Pierre, e quando lo passa lo sa cambiare. Grazie. E adesso do la parola a Pierre Cabeza. Pierre Cabeza viene da Bukavu. Bukavu potremmo definirla una città martire di una guerra senza motivo e di una guerra che ha fatto tantissime vittime. Da una parte una città martire, pensate che in questa guerra perfino l'arcivescovo è stato ammazzato 10 anni fa, Monsignor Munzirwa, ma e poi va ricordato i tanti martiri conosciuti e sconosciuti di questa terra, però anche una città dove si è, chiamiamolo così, covata la resistenza, dove la gente, anche partendo dalla propria esperienza, spesso di fede, eccetera, ha saputo resistere, ha saputo organizzarsi, ha saputo lanciare dei messaggi estremamente forti. Io mi avrete sentito tante volte, però ci sono delle cose che ti restano colpite in mente, chi mi riconosce lo sa perché lo racconto sempre. Non è abituale che in una città in guerra le donne scendano per strada con le mammelle scoperte a centinaia, a migliaia, gridando non vogliamo più allattare figli per la guerra.
Così non è abituale che in una situazione di guerra spaventosa come quella che vi potete, che non si riesce neanche ad immaginare, ci sia della gente che comincia già a partire dalla guerra, comincia a organizzarsi per pensare al suo futuro, comincia a pensare anche come dovrà essere la società dopo che la guerra sarà finita, comincia a immaginarsi una democrazia nuova. Questo è Bukavu. Bukavu è una città che in pochi anni è passata proprio per la guerra da circa 100.000 abitanti, forse ad oltre a 800, un milione di abitanti, 800.000, un milione di abitanti, quindi dove tutte le colline si sono riempite di baraccopoli. È una città dove infrastrutture non ci sono, dove le strade sono distrutte, dove quando viene la pioggia, spesso la forza delle piogge, perché è una città, ci sono le colline che vanno a finire sul lago, porta delle case intere dentro al lago. È una città dove è difficile vivere, ma penso di non sbagliare, ho degli amici qui che sono venuti con noi a Bukavu, è una città dove nonostante tutto si respira la gioia di vivere, la voglia di vivere, si respira la voglia di progettarsi, soprattutto da parte dei giovani. Ecco, Pier Cabezza è uno di queste persone che ha vissuto questi anni e non si è fatto, in un certo senso, come dire, non si è fatto mettere i piedi in testa dalla guerra. E ha saputo progettare, ha saputo sognare, ha saputo lavorare, ha saputo pagare anche per questo. Ecco, a lui abbiamo chiesto di portare e la sua testimonianza e la sua riflessione come a Patrick. Lo ringrazio di questo, è arrivato ieri mattina, è la prima volta che viene in Europa, quindi è stato anche uno shock da questo punto di vista. È arrivato ieri mattina all'aeroporto, l'abbiamo sballottato in giro già ieri come un pacco postale. Lo ringrazio di questa sua disponibilità e gli do la parola. C'est un grand merci, un grand honneur pour moi de m'adresser à votre auguste assemblée et vous parler de la situation actuelle de mon pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi, ça sera une occasion de partager avec vous mon désir, mon expérience sur les combats que j'ai menés avec les camarades qui sont restés au pays. Mais aussi, vous parler de l'espoir de la jeunesse congolaise dans ces combats. Je tiens d'abord à remercier Kamal Africa et plus particulièrement le père Eugenio Melandri pour m'avoir invité ici en Italie en sacrifiant des moyens énormes pour mon voyage et mon séjour. Je salue l'amitié, la fraternité qui a toujours régné entre votre pays, l'Italie, et mon peuple. Beaucoup de filles et de fils d'Italie ont choisi le Congo comme leur deuxième pays. Ils sont venus évangéliser, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux et des dispensaires. Ils participent activement au développement de notre pays. Et quand ils font lutter pour notre dignité, ils participent au même titre comme des Congolais. Nous gardons dans notre mémoire un bon souvenir d'ICIPA, le symposium international sur la paix en Afrique, organisé à Butembo. Parmi vous, il y avait ceux qui sont venus à Butembo. L'ICIPA était pour nous quelque chose de très important. Nous pouvons vous dire que c'est le CIPA qui a été la porte pour résoudre les problèmes du Congo. Avec le CIPA, nous avons eu la solution à nos problèmes. Si aujourd'hui nous avons fait les élections, c'est parce qu'il y avait le CIPA à Butembo. Et là, nous vous disons encore merci. Je vais vous parler plus particulièrement de la situation de l'éducation dans mon pays. Aucun pays au monde
ne peut prétendre avancer s'il n'investit pas dans l'éducation. Mais chez nous au Congo, c'est le contraire. L'éducation a été sabotée. L'éducation n'a pas été prise en considération par les hommes politiques. Je vais vous donner les tableaux sombres de notre éducation. Après l'indépendance, la République démocratique du Congo était le seul pays de l'Afrique noire qui avait de bonnes universités. Nos parents nous ont toujours dit que c'est le Congo qui accueillait les autres Africains parce que nous avions un niveau d'éducation le plus élevé par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ceux qui ont détruit ces pays envoient leurs enfants aux États-Unis, ici en Europe, en Australie, dans de meilleures écoles, dans de meilleures universités. Ils y laissent la majorité des jeunes souffrir dans des écoles les plus pauvres du monde. Je vais vous faire les rapports de ce que un journaliste, un écrivain, un homme politique du Congo a fait sur les études de l'éducation. Et ce rapport a été publié par la revue des Nations Unies, la mission des Nations Unies qui est chez nous, la MONUC. Au Congo, la malnutrition tue un enfant congolais sur 5 avant l'âge de 5 ans. 16 millions de Congolais souffrent de malnutrition sévère. 35 millions de Congolais ne mangent qu'un repas par jour. 80% des Congolais vivent avec moins de 200 francs congolais par jour, c'est-à-dire 0,3 dollars américains par jour. 98% de la population congolaise est au chômage. Plus de 35% des enfants congolais âgés de 15 ans n'ont jamais été à l'école. Seuls 23% des enfants de 11 ans terminent le cycle primaire et seulement 13% d'entre eux peuvent passer l'examen de baccalauréat que nous appelons chez nous examen d'État. D'après les rapports de l'UNESCO publiés par une revue chrétienne de la Compagnie des Pères Jésuites, seuls 52% d'enfants congolais suivent l'école. Et ça, ce sont des enfants qui vivent en ville. À l'intérieur, c'est beaucoup plus grave. Or, la population congolaise est à majorité villageoise paysanne. 75% des Congolais vivent dans la campagne. Et si on revient à cette étude-là, la revue a conclu que 26% des enfants congolais seulement fréquentent l'école. Les autres sont abandonnés dans l'analphabétisme. Vous comprenez que notre pays est en train de filer vers la catastrophe. Tout ça parce que le gouvernement n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Concernant toujours l'éducation de nos élèves, l'éducation de nos jeunes connaît une baisse inqualifiable de son niveau. Je peux vous informer qu'au Congo, il y a des enfants qui ne savent pas lire dans un livre. Si vous leur donnez un examen écrit à l'ordinateur, ils vont échouer parce qu'ils ne sont pas habitués à lire les caractères de l'imprimerie. Et ça, c'est la majorité. Les enseignants sont pris en charge par les parents et même appauvris par le système économique injuste et par la guerre. Cela a fait que beaucoup d'enfants ne puissent plus aller à l'école. L'enseignant congolais, c'est l'homme le plus pauvre parmi tant d'autres.
Je vais vous donner l'exemple d'une paroisse où les missionnaires italiens ont travaillé. La paroisse de Baraka. La localité s'appelle Baraka. Un enseignant de cette localité, le mieux payé, touche $13 par mois. Et celui qui est mal payé, il touche $7. Chez nous, en ville comme Bukavu, où moi je travaille, l'enseignant reçoit la moyenne de $50 par mois. Et à ce moment-là, on les considère comme les mieux payés de la province. Vous remarquez que les enseignants congolais vivent dans un contexte d'une pauvreté révoltante, expression de la honte à la dignité humaine. Ils perçoivent d'une manière régulière un salaire de la honte, des misères que nous qualifions de la mort. Quant à nos élèves, ils étudient dans des écoles pauvres, plus pauvres encore. C'est pour cela que nous avons jugé utile de mener un combat contre ça. Notre pays est parmi les pays les plus potentiellement riches d'Afrique. Nous avons tout comme ressources au Congo. Mais ce qui nous manque, ce sont des dirigeants responsables et intègres. Comme je le disais, le progrès et le développement d'une nation dépend toujours du niveau général d'instruction et de la formation de la jeunesse. Nous nous sommes organisés en syndicats avec comme objectif demander au gouvernement congolais qui a des moyens et qui détourne ses moyens vers l'étranger de pouvoir investir ses moyens au profit du peuple. Le plus grand problème que nous avons, c'est la non-répartition des richesses. Il y a un rapport écrit dans un livre qui montre que pendant la transition, le président de la République et ses 4 vice-présidents, à eux seuls, chacun avait un budget plus supérieur au budget qu'on devrait payer les militaires, les enseignants et les policiers réunis. Et donc, vous trouvez que c'est la catastrophe. Pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pour la justice sociale, pour permettre à chaque Congolais de vivre dignement, parce que l'article 36 de notre Constitution dit clairement que chaque Congolais doit vivre dignement. Nous menons un combat pour faire respecter l'article 43 de la Constitution. Cet article-là dit que l'école primaire doit être libre, plutôt doit être obligatoire et gratuite, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 58 de notre Constitution dit que les richesses de notre pays doivent être équitablement réparties. Et l'article 63 de notre Constitution reconnaît que les autorités doivent respecter les droits de l'homme. C'est bien écrit dans notre Constitution, mais ça n'a jamais été mis en application. Notre élite nous donne plus d'espoir. Elle a comme racine l'Évangile. L'homme congolais n'a pas de dignité parce qu'il a été appauvri. Jésus a sauvé l'homme et lui a redonné sa totalité de dignité. La personne humaine a cette dignité incomparable. C'est inacceptable pour nous de voir la personne humaine vivre dans des conditions de vie sociale, économique, infrahumaine. Voilà pourquoi nous nous battons. Notre deuxième espoir est fondé sur la première valeur base de la démocratie. C'est la centralité de la personne humaine avec ses droits et ses devoirs.
Nous sommes convaincus que seul le respect de la personne humaine va rendre possible la participation démocratique au Congo. Il n'y aura pas de vraie démocratie si on ne reconnaît pas la dignité de toute personne et si on ne respecte pas ses droits. Il ne peut y avoir non plus une vraie paix si on ne défend pas la valeur de la vie. Il faudrait que chacun vive très bien. Le combat pour les salaires, nous le menons aussi pour les militaires et les policiers. Parce que nous avons des enfants à qui nous donnons cours, qui parfois tombent en syncope parce qu'ils n'ont pas mangé pendant 2 jours. Et quand vous posez la question, vous trouvez que les parents sont des militaires et des policiers. Selon la loi de notre pays, un policier ne peut pas revendiquer. Un militaire ne peut pas revendiquer. Et nous, nous le faisons à leur place. Nous revendiquons pour leurs femmes, nous revendiquons pour leurs enfants. Ce combat a été très dur pour nous. Nous avons été arrêtés plusieurs fois. Et nous avons été libérés grâce à la pression parfois de la Monique, parfois la pression de l'Église. Nous avons été interpellés plusieurs fois par les pouvoirs. Nous avons reçu des menaces, voire même des menaces de mort, au téléphone, avec des numéros anonymes, parfois même des messages qui nous parviennent dans nos téléphones portables. Tout ça pour nous décourager. Concernant ce combat-là, nous avons besoin d'un accompagnement de votre part. Le syndicat que j'anime à Bukavu, c'est un syndicat jeune. Moi-même, je n'ai pas eu la formation sur le syndicat. Mais nous avons trouvé qu'il fallait commencer. Nous avons besoin de votre accompagnement sur le plan de la formation, sur le plan de notre capacitation. Nous avons besoin de votre expérience pour que nous puissions aller de l'avant. Nous pensons que si on paye très bien les enseignants, la majorité de ces enfants qui ne peuvent plus étudier auront la chance aussi de sauver leur vie. À part cette histoire des enseignants à Bukavu, je représente les jeunes au niveau de la société civile. Et là, nous avons un autre combat que nous menons. Cette fois-ci, ce n'est pas un combat dans le domaine de l'éducation. C'est un combat pour la paix. Un combat pour les droits de tout le monde. Vous savez que le Congo vient d'une très longue guerre. Si vous ne le savez pas, permettez-moi de vous informer que c'est le Congo qui a abrité la première guerre d'Afrique, la première guerre du monde en Afrique. Nous avons eu chez nous 7 armées africaines qui sont venues se battre sur notre propre territoire. D'un côté, il y avait le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. De l'autre côté, il y avait ceux qui disaient qu'ils venaient défendre le Congo. C'était l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Soudan, mais aussi le Tchad. Toutes ces armées se sont bâties chez nous. Selon les rapports donnés par une ONG américaine qui a travaillé chez nous, nous sommes le seul pays du monde qui a connu plus de morts après la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de morts au Congo, on l'estime à 4 millions de morts pendant le début de la guerre, pendant cette guerre-là. Nous pensons que c'est trop. 4 millions de morts, c'est trop. Dans la région des Grands Lacs, nous vivons la méfiance. Les jeunes Congolais et les jeunes Rwandais ne s'attendent pas. Il nous est arrivé de nous rencontrer à Nairobi en 2004. Nous avions failli nous bagarrer physiquement.
Parce que chaque camp a cherché à démontrer que c'est l'autre qui est en tort. Ma deuxième partie, je voudrais vous demander que vous puissiez voir dans quelle mesure vous pouvez nous aider. Il est vrai que nous avons fait la guerre entre nous, Rwandais, Congolais, Burundais, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. La nature a fait que nous puissions avoir la même frontière. Le Congolais ne chassera pas les Rwandais à côté de lui, les Rwandais à côté de lui. Et les Rwandais ne vont pas chasser les Congolais à côté de lui. Nous sommes appelés à vivre la paix. Mais nous avons des cicatrices difficiles à réparer. Que dire d'un enfant qui a vu sa mère être violée à sa présence par un Rwandais? Qui a vu sa sœur être violée par un Rwandais? Les militaires rwandais ont imposé même les viols entre frères et sœurs dans une même famille. Ce sont des cicatrices difficiles à réparer. Si rien ne sera fait pour amener les jeunes rwandais et les jeunes congolais à comprendre qu'ils doivent faire la paix, c'est sûr, après 10 ans, 15 ans, il y aura une nouvelle guerre. C'est sûr, il y a un qui va se venger contre l'autre. Et la région des Grands Lacs va encore s'embraser. Et c'est pour cela que nous avons donné une proposition. Nous pensons qu'on puisse créer un centre de jeunes qui va pouvoir donner un nouveau message aux jeunes. Réarmer les jeunes moralement, de manière à avoir une nouvelle génération qui va comprendre que ce n'est pas avec la guerre qu'on peut résoudre nos problèmes. Nous pouvons résoudre nos problèmes par le dialogue. Une nouvelle génération qui doit comprendre que nous devons vivre en paix. Ça demande des moyens, ça demande de l'expérience, ça demande la bonne volonté. La volonté d'abord politique de nos autorités, parce que beaucoup d'entre elles ne veulent pas que la véritable paix puisse régner entre les peuples. À Bukavu, nous sommes en train de penser à organiser un forum de jeunes. Mais nous avions voulu aussi que ça soit organisé sous forme de SIPA, qu'on organise un symposium pour la paix, un symposium qui va réunir la société civile du Rwanda, la société civile du Burundi, la société civile du Congo, de manière à donner une nouvelle image aux trois sociétés civiles. Ce forum-là des jeunes, s'il sera réussi à être organisé, il a comme objectif inviter les jeunes des différents pays qui se sont bâtis chez nous, les Zimbabwéens, les Angolais, les Tchadiens, les Namibiens d'un côté, les Rwandais, les Burundais et les Ougandais de l'autre côté, avec nous, Congolais. Faire 3 jours ensemble, réfléchir sur ce qui nous divise. C'est vrai que nous sommes des ethnies différentes, mais si nous prenons toute notre diversité, ça peut faire une richesse pour la région des Grands Lacs. Et proposer un modèle de vie à nos autorités, de manière que nous puissions éviter les futurs horaires de guerre. Je voudrais revenir un peu en arrière concernant mon syndicat. C'est très difficile de faire le syndicat au Congo. Parce que nous avons fait 40 ans de dictature. Même les autorités elles-mêmes ne comprennent pas c'est quoi le syndicat. Nous venons de passer la démocratie, nous venons de faire les élections pour la démocratie. Mais nous ne comprenons pas c'est quoi la démocratie. Nous pensons que
nous devons nous approprier la démocratie. Et la seule façon pour nous de nous approprier la démocratie, c'est apprendre à faire la bonne gouvernance. Nous avons besoin de votre soutien pour que vous puissiez aussi nous aider à comprendre c'est quoi la bonne gouvernance. Nous n'allons pas changer le Congo si nous ne connaissons pas nos devoirs civiques et si nous ne connaissons pas nos droits. Après les élections, l'étape la plus importante, c'est former les peuples à savoir comment se comporter sur le plan démocratique. Notre constitution, nous l'avons, mais nous pouvons vous informer et vous avouer que même les autorités qui nous gèrent ne comprennent pas cette constitution. Il y a ceux qui la possèdent, qui la lisent, mais ne savent pas la mettre en application. Le Congo doit suivre l'école de la démocratie, l'école de la bonne gouvernance. Je vous remercie beaucoup de m'avoir ici chez vous. Je vous remercie beaucoup de l'hospitalité. Mais je voudrais dire que le matin, il y avait un incident. Le petit incident qui a eu le matin, j'ai compris que c'est la loi de la police. Ne pensez pas que je vais rentrer avec une mauvaise image de vous. J'ai compris toutes les préoccupations que vous aviez sur ça. Ça m'a beaucoup soulagé et ça renforce encore ce que j'ai dit. Il y a une bonne amitié entre le peuple italien et le peuple congolais. Et je crois que ça doit aller de l'avant. Je vous remercie. Vi dicevo prima che ormai compio 59 anni e viaggio verso i corpi. E allora succede, io un po' mi sono commosso a sentire queste testimonianze, ve lo confesso, perché sono testimonianze che sono cariche di vita, quella di Patrick, quella di Pierre. Sono cariche di vita, di drammaticità, ma tanto piene di speranza. E poi questa voglia di vivere in pace, di vivere insieme. Questo è il mondo che noi tutti, penso, ci sogniamo. Io vi chiedo un attimo a Colette di aspettare. Purtroppo i tempi si sono un po' allungati proprio perché per l'incidente che c'è stato stamattina. Chiedo a Colette un attimo di pazientare perché volevo presentarvi Don Franco Monterubianesi, è il fondatore della comunità di Capodarco. Noi l'abbiamo invitato qui perché, a parte le relazioni di amicizia che ci sono, perché Don Franco ha sempre avuto il pallino, fra gli altri, perché ne ha avuti tanti Don Franco di pallini, diciamolo pure, eccetera, ma fra gli altri ultimamente ha sempre avuto il pallino di organizzare i ragazzi per creare solidarietà fra i ragazzi del mondo e fra l'altro ha creato un'associazione che si chiama Noi Ragazzi del Mondo. E questa associazione che si chiama Noi Ragazzi del Mondo ha cominciato lavorando soprattutto con i bambini lavoratori in America Latina e adesso da qualche mese stanno lavorando, stanno prendendo contatti eccetera per cominciare a lavorare con i bambini lavoratori anche in Africa. Vi dicevo prima che non c'è stato possibile far venire Ferdinand per i tempi, erano troppo stretti, un ragazzo di 14 anni aver visto non è semplice. E quindi non abbiamo la fortuna di avere qui un bambino lavoratore, un ragazzo lavoratore dell'Africa, però i bambini lavoratori si sono organizzati in un'associazione mondiale, l'anno scorso a Siena hanno fatto il loro congresso mondiale e raccontano i giornalisti e gli esperti che ci sono stati, è stata una cosa favolosa, perché dice sti ragazzi quando lavoravano nelle sessioni una serietà che sembrava di essere nel consiglio d'amministrazione di una multinazionale. Poi finito di fare questo, un casino da ragazzi come sono, a giocare, a divertirsi, eccetera. Questo per far vedere la vitalità e la verità di questo impegno, di questa associazione. Ecco allora, Don Franco è venuto qui portando alcuni bambini, ragazzi...
giovani ecuadoregni che fanno parte, che vengono da questo movimento. E allora interrompiamo un attimo il discorso sull'Africa, ma è poi la stessa cosa alla fine, perché siamo tutti nello stesso mondo, e in Africa lo stesso problema che vivono in America Latina esistono, e darei la parola a lui e ai suoi ragazzi. Vorrei presentare i ragazzi, soprattutto Sam e Manuel. Alzati, Manuel. Lui viene dalla fondazione Ecominga dell'Ecuador, che lavora da un po' di anni per il recupero della foresta amazzonica nella cultura. Sta in un corridoio ecologico che si apre sulla foresta amazzonica, distrutta dalle multinazionali del petrolio, e con la sua famiglia e tutto un gruppo di persone con cui stiamo aprendo un contatto, e si porta avanti nella cultura degli indigeni che sono stati catturati, logicamente, dal falso mito dello sviluppo, a recuperare la foresta amazzonica. Una grande impresa. Invece c'è Marco, alzati di Marco. Lui ha fatto il lavoratore di strada di Quito, lustra scarpe sino a 13 anni, adesso per il rapporto di cooperazione decentrata che proprio qui nelle Marche abbiamo preso, nel Lazio, nell'Umbria, con questi nostri partner dell'America Latina che lavorano con i ragazzi, stiamo aiutando attraverso la regione Lazio a portare avanti una struttura dove 50 ragazzi lavoratori di strada, betuneros, che fanno i lustra scarpe, si raccolgono al giorno dopo aver lavorato per cercare di progettare un futuro diverso, e lui è il capo responsabile della caffetteria che abbiamo creato per loro e con loro. Poi c'è Francisco, che fa il volontario nella fondazione Mano Amica di Riobamba, al sud dell'Ecuador, e che poi lavora anche sulla costa del Pacifico con i ragazzi di strada. Ma soprattutto a Riobamba si lavora sui ragazzi infrattori, quelli che per stare sulla strada poi sono colpiti dalla legge, e abbiamo persino una casa famiglia dentro al carcere, quindi è una cosa straordinaria che stiamo facendo, e si sta cercando di costruire una manantial de los emprendedores, una specie di struttura di formazione per formare i leader tra i ragazzi che hanno fatto queste tristi esperienze. Quindi il nostro partenariato con il sud del mondo, a partire dall'Ecuador, è molto forte ed è tutta un'esperienza attiva, e loro sono ritornati quest'anno, vennero nel 2004 per lanciare il grido salviamo insieme la Pachamama, la madre terra, perché questi come si dovrebbe dire, segni premonitori della distruzione della terra, d'altronde in Italia dal club di Roma, dei Peccei, che si parlava dei limiti dello sviluppo già nel 72. Poi nel 92, vi ricordate, Rio de Janeiro, il summit sulla natura, da cui nacque poi Kyoto, poi sappiamo tutte le insolvenze, sappiamo tutte le difficoltà, ma adesso ormai è dato, no, dal 2 febbraio a Parigi e dal 6 aprile a Bruxelles, con i segni molto gravi di quello che ci costerà il riscaldamento terrestre, che se non mettiamo poi un punto risolutivo, la questione ambientale è diventata la prima questione del mondo. Allora, loro vi consegneranno poi dopo, alla fine del mio intervento, che cerco di essere breve, un documento che hanno lavorato questi giorni. Sono arrivati il 11 a Roma, adesso stiamo aprendo la nostra missione nelle Marche e poi andremo a Gubbio, perché è la città che si sta gemellando con l'ultimo progetto. Manca una ragazza, Vanessa, che arriverà fra poco con delle ragazze che verranno a sentire, le nostre ragazze che si stanno proiettando ad aprire l'associazione Noi Ragazzi del Mondo in Sicilia, vengono qui per sentire, sono dovute partire purtroppo, sono partite dopo di noi, però arriveranno anche loro per ascoltare gli interlocutori giovani africani che so al pomeriggio ci saranno, ed è una cosa molto bella che ci sarà una ragazza, anche lei, della fondazione Cristo della Caia al nord dell'Ecuador, che lavora con i ragazzini possibili di strada, cioè ragazzini della povertà di questo paese del nord dell'Ecuador, e quindi hanno casa e famiglia. E Vanessa, che anche lei è stata aiutata a uscire dalla situazione limite della povertà quando si è trovata con altre sorelline senza genitori, e noi abbiamo, cioè la nostra partner là, la Fondazione Cristo della Caia, ha creato delle case famiglie, e abbiamo un parco dove i ragazzi lavorano, e lei è la responsabile del parco.
Io, se posso parlare oggi in termini profondi per questo nostro sviluppo che vogliamo aprirci all'Africa, è proprio perché questa esperienza con i ragazzini lavoratori di strada del Magete, che a Siena sono venuti quest'anno al Mondialito insieme con gli altri ragazzi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, quelli del Magete sono un movimento grande, straordinario, su cui noi vogliamo unirci. E infatti questi giorni abbiamo fatto un gran traffico a Roma, non solo nelle scuole dove loro hanno portato avanti la testimonianza del loro impegno. Manuel si è detto vegetariano perché dice che la cultura della parsimonia, del rispetto della natura deve arrivare anche a questo nelle scelte individuali, no? Noi parliamo di consumo critico, parliamo di altre manifestazioni personali su cui dobbiamo tutti quanti crescere, e si sono trovati con questi ragazzi più o meno attenti delle varie scuole. Possiamo dire sostanzialmente che hanno destato l'attenzione, però è tutto il lavoro da fare su cui stiamo cercando di coinvolgere gli insegnanti. Però il loro lavoro è stato quello anche istituzionale, quindi siamo stati alla provincia di Roma perché cerchiamo di portare avanti la cooperazione decentrata tra i castelli romani e l'ottavo e il decimo municipio. Adesso parteciperemo anche a quella manifestazione Italia-Africa che si farà a maggio, su cui il Comune di Roma si fa promotore di questa coscienza del rapporto con l'Africa da parte dell'Italia, e noi nella nostra piazza di Tor Bella Monaca, Giovanni Castano, faremo una grande festa con le comunità immigrate dell'Africa a Roma, che non devono essere trascurate nel loro possibile protagonismo e rapporto con noi. Però ecco, avevamo in mezzo a noi, e per questo vi posso parlare con un po' di consapevolezza, avevamo con noi Fabrizio Terenzio, che è il coordinatore a livello di rapporti soprattutto internazionali dell'associazione Endater Monde di Dakar, del Senegal, che ha promosso in tutta l'Africa, cominciando dal 92, quando delle ragazzine domestiche di Dakar si sono riunite e hanno detto: ma perché non dobbiamo proteggerci insieme? Cioè l'Africa è molto particolare per lo spirito di comunità, di comunione, di fratellanza, e quindi facevano nascere questo movimento EGT, Jeunes Travailleurs, e il movimento generale dell'Africa è MAGT, Mouvement Adolescent et Jeunes Travailleurs, che raccoglie adesso, da questa esperienza iniziale di Dakar, del Senegal, più di 20 paesi africani. Questa è la loro rivista in francese e in inglese. E c'era con noi proprio Fabrizio Terenzio, che da 27 anni sta in Africa, si è sposato con una senegalese, porta avanti il rapporto delle con il mondo esterno, da parte di questa organizzazione, che sta portando avanti la democrazia in Africa a partire dal protagonismo di questi ragazzi, che in mestieri umili, concreti, si sono riuniti tra loro e portano avanti una concretezza di rapporti con le istituzioni, quindi creano democrazia. Qui c'è per esempio il loro manifesto, che è Ouagadougou, hanno fatto nel Burkina Faso nel 2006, in cui si dicono che dove siamo organizzati i nostri diritti hanno progredito, come quelli di imparare a leggere e a scrivere, e di sognare e di essere curati in caso di malattia, e di lavorare meno e meno duro. Quindi praticamente ragazzi che seppur lavorano vogliono pensare a studiare, ad avere un futuro diverso. Lo sviluppo delle nostre attività generatrici di reddito ci permettono di lottare contro la nostra povertà e di finanziare i nostri diritti. Noi abbiamo cominciato a lottare contro lo sfruttamento, la violenza, l'esodo precoce. In Africa molto i ragazzini sono costretti a uscire dai villaggi e sono portati verso campi di lavoro dove poi, si potrebbe dire, muoiono nella loro identità, nella povertà, nella miseria, nell'abbandono, non ritornano più ai loro paesi, il lavoro schiavo. Quindi questi ragazzini sono quella speranza che in Africa, oltre che data da questa evoluzione della democrazia che diceva prima il signore che ha
preceduto il mio discorso, è che nasce anche dalla sofferenza dei popoli, no? Nasce da ciò che l'Africa ha patito anche per colpe nostre di responsabilità. Però dal protagonismo dei ragazzi che fanno mano a mano la costruzione profonda e lenta dei loro diritti, come interferiscono con le autorità, come mano a mano si fanno capaci attraverso queste attività produttrici di reddito di contare di più nei loro progetti, nei progetti collettivi. Il protagonismo delle donne africane che soprattutto sul piano dell'agricoltura, soprattutto nell'Africa dell'Ovest, sono molto organizzate con le forme di cooperativa, e questi giorni a Roma ci sono altre manifestazioni che riguardano questo discorso delle cooperative africane che lottano contro gli EPA, i famosi accordi di commercio su cui l'Europa vorrebbe imporre all'Africa una liberalizzazione dei commerci che soffocherebbe tutto l'autosviluppo. Quindi noi vediamo che questo, lo vediamo come sogno, questo nostro allacciarci a queste attività del MAGET, che in 20 paesi africani si sta organizzando, soprattutto cercare di sostenere le loro attività produttrici di reddito, e poi soprattutto con loro, ecco, questo è il discorso grande che hanno fatto i ragazzi e che adesso vi consegneranno il loro volantino che hanno scritto a Roma, con cui dobbiamo veramente unirci per uscire da questo mondo di incubi, di violenze, di distruttività dell'uomo e della natura, su cui dobbiamo veramente costruire un mondo diverso, anche per necessità del Nord di affrontare il problema ecologico in una maniera adeguata. Perché non può essere soltanto le buone volontà dell'Europa che dice al 14 marzo, prima che ci fosse la manifestazione del 6 aprile a Bruxelles, su quelle che saranno le conseguenze tristi ecologiche, già il 14 marzo l'Europa diceva diminuiamo le nostre, come si dice, produzioni di CO2 del 20%, non sono sufficienti. E se non è poi un discorso globale, perché se noi siamo arrivati a questo discorso così estremo, su cui si pensa adesso, l'altro giorno su Repubblica, lo facevo vedere al nostro vicepresidente della provincia di Ancona, su Repubblica, clima, effetto guerra. Il Pentagono lancia l'allarme. Cioè, secondo loro, invece di prendere coscienza da questa storia del clima, dei limiti dello sviluppo con cui abbiamo vissuto e quindi costruire veramente un mondo di pace dove anche il Sud deve collaborare con noi per riacquistare l'equilibrio della natura, per bloccarla almeno a un determinato limite, si parla di effetto guerra, che dovremo fare le guerre come già di fatto c'è la guerra per l'acqua o per altre cose, ma senza rendersi conto delle estreme conseguenze che il clima sta producendo, quindi senza abbracciarlo come grande problema, mentre da questa coscienza unita del nord e del sud, soprattutto attraverso i giovani, noi dobbiamo costruire veramente un mondo diverso, dove il concetto dell'autosviluppo che il sud ci porta, perché se l'Africa ha resistito, se l'Africa è in pista, come dice un libro di Gian Leonardo Di, l'assessore delle politiche giovanili del Comune di Roma, oppure come dice il libro di Eugenio, la democrazia che si sta costruendo in Congo, eccetera. Se l'Africa sta emergendo anche della sua forza morale, dobbiamo contare anche su loro per aiutare che lo sviluppo sia veramente sostenibile, che si metta e cambi veramente il sistema. E dobbiamo contare su questa capacità di autosviluppo. Per questo è molto importante la campagna che si dovrà fare per gli EPA, contro gli EPA. Penso che, me lo dicevano stamattina mentre stavo in macchina, che ieri c'è stata una riunione per organizzare questo convegno Italia-Africa, che dovrebbe concludersi il 26 di maggio. L'ultima giornata sarà quella contro gli EPA, che si dovrà fare una manifestazione grande. Quindi cerchiamo di essere veramente uniti come i nostri ragazzi equatoriani questi giorni hanno cercato di dire ai ragazzi italiani, e adesso siamo impegnati nelle Marche a portare avanti questo nostro discorso con le scuole, con le istituzioni, con i giovani delle Marche, anche quelli non delle scuole, per cercare di costruire questo mondo solidale. Loro parlano nel volantino
di questa grande esperienza che stiamo facendo di partenariato tra loro e noi. Oltretutto le Nazioni Unite si sono messe su una concezione unita del loro lavoro, stanno facendo nascere l'UNOPS, UNDP, l'UNESCO, l'UNIFEM, stanno facendo dei progetti, lo stanno facendo per il Mozambico, l'Arte Gold, promosso dalla cooperazione decentrata da qua, ma anche dalla cooperazione laggiù, che il Sud si organizza su questo organizzarsi della cooperazione, quindi anche per l'Ecuador abbiamo il sogno che l'Arte Gold delle Nazioni Unite con queste agenzie possa aiutare lo sviluppo a partire, ecco, il mio essere presente qui è anche emblematico, quindi sono stato molto contento che mentre arrivavo qui nelle Marche Eugenio mi ha invitato a venire qui, perché questo discorso giovani e futuro è il senso oggi necessario su cui i giovani devono diventare protagonisti del loro sviluppo, del loro futuro, perché è questa la negazione di fondo che questo falso sviluppo ha portato, uno sviluppo che basandoci solo sulle questioni di profitto, sulle questioni solo delle risorse materiali che siamo andati a prendere rapinandole, no? La Nigeria dicevano che poteva essere un grande granaio nel delta, invece è diventata la pattumiera, no? E tutta la storia della sofferenza della Nigeria su quel discorso lì della produzione del petrolio. Quindi dobbiamo cambiare questo mondo dalle fondamenta attraverso il protagonismo dei giovani, e quindi l'Africa è una grande risorsa, e questi ragazzetti, lavoratori di strada, diffusi in 20 paesi, in 80 città, in 750 gruppi, 37.000 ragazzini organizzati, capaci di interferire con gli adulti in maniera molto profonda, è una speranza. E per questo finisco, mentre i ragazzi vi consegnano il volantino che hanno scritto loro a Roma, che dice: è tempo di unirci. Ve lo leggo in modo che così do senso anche a questo che hanno scritto. In questi giorni si parla ancora di guerra, la guerra anche per il clima, e questa volta come risposta ai problemi ambientali. Noi, come nuovi ragazzi del mondo, siamo venuti a proporvi e a contaminarvi con l'idea di pace e di solidarietà, una solidarietà che significa soltanto donare e donare se stessi, dove tutti i popoli, tutti gli uomini e le donne del mondo sono uniti per affrontare insieme ogni difficoltà nella consapevolezza che i problemi sociali, quelli ambientali, non sono problemi di uno o di un popolo, ma di tutti, perché tutti condividiamo la stessa casa comune che è la terra, respiriamo un'unica aria, viviamo della stessa acqua. In questo momento di crisi dobbiamo ricordare che l'unione è la nostra unica forza, e quindi il problema del neoliberalismo selvaggio a cui tutti contribuiamo lo dobbiamo affrontare e risolvere insieme, così come abbiamo fatto noi di Mano Amica, di Ecominga, di Muchacho Solidario e di Cristo della Calle, che insieme ad Amici Solidali dell'Italia abbiamo lavorato e lavoriamo nell'interesse delle bambine e dei bambini e dei giovani. Stiamo lavorando affinché vengano recuperati e mantenuti i valori che vediamo quasi persi nel XXI secolo. Stiamo formando giovani con una forte coscienza sociale che diano una svolta a questo sistema capitalista che ha portato con sé tanti gravi problemi come le migrazioni, la ricchezza di pochi e la povertà estrema di una grande parte dell'umanità. Sappiamo però che soltanto quando decideremo di lavorare insieme, noi e voi, il nord e il sud, ciascuno con le proprie capacità, ma tutti con obiettivo comune, quello di costruire un mondo giusto, di solidarietà e armonia, allora saremo sulla strada buona, l'unica percorribile. Di questa speranza vogliamo essere la mente per pensare, le mani per agire, i piedi per camminare, il cuore per amare. Vi invitiamo a farlo con noi. I ragazzi del Movimento Ragazzi del Mondo Ecuador. Grazie Don Franco, grazie ai ragazzi soprattutto, perché Don Franco ci ha fatto il loro portavoce, poi dicono che invecchiando diventiamo bambini, quindi certo. Noi siamo, ormai stiamo incamminandoci su quella strada. Pap, a te il canto e il suono della cora, arrivederci oggi pomeriggio alle 2, grazie.